Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ho deciso di registrare oggi questo video così un po' chiacchiericcio, avrete già letto dal titolo che non è il solito video, nel senso che sì, l'ho intitolato Come è cambiata la mia make-up routine quotidiana, ma in realtà vuole essere una riflessione anche sul cambiamento che io ho avuto nell'arco di questi 4-5 anni, insomma, che sto sui social in generale. Io ho aperto questo canale e l'argomento principale del canale era appunto il make-up, ruotava tutto intorno al make-up. Acquistavo tantissimo make-up, registravo tantissimi get ready with me, vi mostravo tantissimi video haul di acquisti make-upposi, cosa che con il passare del tempo voi non avete più visto all'interno di questo canale. La pandemia con il conseguente lockdown ha dato una svolta anche in questo senso perché ho cominciato a truccarmi meno. L'utilizzo della mascherina mi ha fatto prendere l'abitudine ad utilizzare poco make-up, se non nulla, assolutamente. Ho in qualche modo imparato anche ad accettare i miei difetti, mentre prima era impossibile per me uscire totalmente struccata. Adesso è una cosa che faccio anche in maniera regolare a volte, con molta molta naturalezza. E per cui, insomma, vuoi o non vuoi, anche l'andamento, insomma, di questo canale è cambiato parecchio. Sono diminuite anche tantissimo le views, perché vuoi perché faccio meno video, vuoi perché appunto parlo meno di make-up, che è un po' quell'argomento che è cattura tantissimo l'attenzione di tanti e tante di voi, ma ho indirizzato, come dire, il mio interesse nei confronti, come avrete visto, dei profumi, cosa che ultimamente sta andando a scemare, anche quella, nel senso che prima mi ritrovavo davvero ad acquistare tantissimi profumi, adesso, sono molto meno interessata, sono molto più interessata a, portare a termine quelli che possiedo, quelli che in questo momento ho a disposizione. E io spero di non perdermi, di non passare da un argomento all'altro, perché ultimamente sono molto confusa, devo dire la verità. In questo momento la mia priorità è appunto, a parte la laurea, insomma, ormai ci siamo, è anche la ricerca del lavoro, perché non voglio assolutamente stare ferma, voglio lavorare. E quindi in questo momento tutte quelle passioni, quegli interessi, li ho un attimo accantonati. E tornando all'argomento del video, quindi la mia make-up routine giornaliera, ho notato che questo cambiamento anche nella tipologia di prodotti che vado ad utilizzare, sempre gli stessi, è veramente il punto d'arrivo, nel senso che ho capito che era veramente troppo il make-up che acquistavo, ma già questo ve l'ho detto, però mi capitava che magari acquistavo dei prodotti perché mi piaceva anche poi parlarvene, erano delle novità, adesso non mi creo più il problema di parlarvi dello stesso prodotto ripetutamente, perché no? Voglio dire, se è quello che sto utilizzando e quello con cui mi trovo bene, non vedo perché non doverne parlare. E per cui ho intitolato così il video. In realtà c'è un concetto molto più grande dietro, c'è un cambiamento per quanto mi riguarda, senza voler assolutamente rinnegare quello che è stato. È stato un periodo in cui mi sentivo serena e felice in quella maniera. Adesso lo spendere in quel modo mi crea un pochino di disagio. E penso di essere arrivata anche a quella circostanza in cui comincio anche ad avere un po' di, come dire, di disagio anche quando acquisto dei profumi. Quindi mi sono molto, molto, molto tranquillizzata sotto questo punto di vista. Per cui questo titolo si richiama ad un cambiamento della make-up routine quotidiana, ma in realtà il mio cambiamento è, secondo me, a 360 gradi. Anzi, se vi va, vorrei anche registrare dei video esclusivamente chiacchiericci
in cui parliamo anche, non so, della mia situazione in questo momento, di come, diciamo, ho intrapreso questa scelta, com'è cambiare completamente vita, com'è ritrovarsi senza lavoro. Insomma, fatemi sapere se vi può interessare, se non vi annoia tutto questo. Detto ciò, vi vorrei far vedere quei prodotti con cui io mi sto trovando abbastanza bene in questo periodo. Allora, diciamo che mi sto truccando molto poco, non mi piace l'espressione molto poco, mi sto truccando poco e devo dire che, allora, mentre prima, uno, non uscivo mai struccata, due, avevo 60-70 fondotinta. Avevo un fondotinta per ogni occasione, un fondotinta per ogni tonalità di pelle perché magari era un po' più scura, poi un po' più chiara, un fondotinta luminoso, un fondotinta compatto, un fondotinta opaco, tutte le ultime uscite, assolutamente no. Prima di arrivare qui ho fatto un decluttering pazzesco e poi tra l'altro mi vedo anche molto bene senza fondotinta. Perché insomma non ho una pelle particolarmente problematica. Ultimamente sto utilizzando però un fondo compatto molto leggero con cui mi trovo benissimo e magari quando mi va, no, di fare un trucco un po' più completo utilizzo anche il fondotinta. Però ultimamente avrete visto da un annetto a questa parte non ne ho più utilizzato. Prima realizzavo tantissimi make-up anche piuttosto appariscenti, parlo all'inizio. Poi mi sono indirizzata più verso delle tonalità un pochino più neutre. Adesso, per esempio, impazzisco per eyeliner, matita nera, mascara e un bel rossetto, insomma, un pochino più deciso. E quindi è cambiato un po' anche il mio modo di truccarmi, perché appunto, cioè, prima mai senza la base, insomma, con fondotinta, cipria, insomma, tutto perfetto, l'illuminante. Adesso sono cose che non sto più utilizzando. Comunque, voleva essere uno spunto di riflessione. Allora, io mi sto trovando benissimo, quindi vi faccio vedere, diciamo, i prodottini preferiti di quest'ultimo periodo. Mi sto trovando molto bene con questa crema che avevo acquistato al DM. Madonna mia, non posso più andarci al DM, loro non hanno un negozio online, quindi, boh. Finché regge, diciamo, sto quasi per finirla. Allora, metto sugli occhiali. Ah, vi volevo far vedere le unghiette nuove. Le ho fatte più corte, quadrate e nere, perché io trovo il nero sempre molto elegante. Allora, questa si chiama, è una crema da giorno, anche la versione da notte. E la linea è Balea Med ed è per pelli ultra sensibili ed è una crema antirughe con fattore di protezione 15, che qui non guasta perché c'è sempre il sole. Mi trovo bene perché è un'ottima base per il trucco, non mi lucida, eccezionale, costa, soprattutto costa pochissimo. Poi, vi dicevo, per quanto riguarda la base, mi sta piacendo moltissimo, devo dire, ve lo vorrei consigliare, questo fondotinta compatto di L'Oréal ed è l'infallibile 24 ore Fresh Wear. Ed è fantastico ed è un fondotinta compatto in polvere che può essere utilizzato sia con la spugnetta asciutta che con la spugnetta bagnata. Io preferisco la spugnetta asciutta che ha questo effetto un po' cipriato, ma non eccessivo perché la polvere, se troppo opacizzante su un viso maturo, secondo me non fa altro che enfatizzare i difettucci. Quindi deve essere qualcosa di molto molto leggero. E la texture è veramente leggerissima, impalpabile, c'è all'interno la sua spugnetta. L'ho acquistato, mi pare, 12 euro. Velocissima la mattina, senza perdere tanto tempo, senza utilizzare pennelli e altre spugnette. Lo distribuisco sul viso e ha un effetto veramente molto molto naturale, delicato, niente di eccessivo. Io ho preso la colorazione. Dunque, da qualche parte dovrebbe esserci scritta, sì, la numero 140 beige doré, perché io sono ancora abbastanza scura. Poi, per quanto riguarda il blush, ve l'avevo fatto vedere in un altro video, sto amando il meraviglioso California di Benefit, che è questo blush pescato con, vedete, sfumature dorate, che alla fine va ad illuminare comunque lo zigomo. Quindi basta un singolo prodotto per avere una
un doppio utilizzo, quindi blush e illuminante ed è molto delicato, molto leggero ed è perfetto tutto l'anno come colorazione. Sempre lei, per quanto riguarda il trucco degli occhi, anche se oggi non l'ho fatto, ed è la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills, questa palette meravigliosa. Io non avevo mai fatto il buco ad un ombretto e sono contentissima. L'ho utilizzato tanto, ma ho utilizzato in generale tutta la palette, alcuni colori in particolare. È una palette meravigliosa per texture, per sfumabilità, durata sulla palpebra, un prodotto che vale i soldi che costa, anche perché veramente dura tantissimo. Poi, per quanto riguarda gli occhi, assolutamente per me immancabile il Paradise Ecstatic di L'Oreal. Questo è un mascara strepitoso perché dà un effetto davvero ciglia voluminose, allungate, è un super super nero. E mi trovo benissimo. L'unica cosa è che è difficile da struccare, ci vuole un prodotto specifico proprio a base oleosa per struccare insomma il trucco degli occhi. Poi me lo chiedete sempre in tanti quando lo indosso, spesso nelle stories ho questo prodotto qui che avevo acquistato l'anno scorso. È di Maybelline, si chiama Super Stay Ink Crayon ed è un rossetto. Aspettate, ok. Un rossetto di questo tipo ed è un colore rosa malva, ve lo faccio vedere qui perché ho le mani secchissime. Un rosa malva meraviglioso. E tra l'altro è un prodotto che si asciuga sulle labbra, ma non le secca assolutamente, rimane sempre molto morbido ed è a prova di mascherina. Quindi indossando la mascherina il rossetto non sbava ed è una colorazione bellissima che adesso vi vado a leggere se la trovo. È la numero 25 e si chiama Stay. Ammazza, è scritto talmente piccolo che neanche con gli occhiali riesco a vedere. Executive forse, non so, comunque è il numero 25. E poi quello che indosso oggi, che è meraviglioso, credetemi, meraviglioso. È un rossetto di Deborah, poco citati questi rossetti, ma secondo me sono incredibili. E questo è il numero 10 della linea, dunque, 8 Hours, dunque Milano Red Long Lasting Lipstick and Prime. Quindi questo è un rossetto che ha all'interno un prime e che quindi lo fa durare di più. Allora, questo rossetto, quando lo mettete, è leggermente lucido. Poi si fissa sulle labbra, diventa un opaco, però non di quegli opachi come quelli di MAC, tipo cemento, insomma, che fanno vedere tutte le rughette sulle labbra. È meraviglioso, un rossetto che non costa tantissimo. Anche questo a prova di mascherina perché non va a sbavare. Io non ho neanche la matita oggi ed è davvero eccezionale come rossetto, quindi il numero 10 della linea Milano Red Long Lasting Lipstick and Prime. È un prodotto fantastico. Vi faccio anche uno swatchino, ve lo faccio vedere. Il rossetto è questo, è un rosso bellissimo. Allora, aspettate, eccoci qua. E questo è il rosso, è un rosso aranciato stupendo. Poi mi sono innamorata follemente di un profumo che avevo nella mia collezione, ma del quale non ero rimasta così particolarmente coinvolta. Invece adesso lo sto amando, lo sto usando tutti i giorni e lo trovo splendido. Pochi euro davvero per una resa incredibile perché è un profumo che ha una durata incredibile. Dei Tesori d'Oriente, questo si chiama Egyptus. Ed è un profumo al giglio blu del Nilo. È stupendo perché è un profumo molto dolce con una nota di vaniglia fiorita che non lo rende per niente stucchevole, non è assolutamente un gourmand. Mi ricorda, adesso non so, magari dico una fesseria, però non lo so se ne sia il dupe, però mi ricorda un po' Hypnose di Lancôme, quella delicatezza, la cremosità di quel profumo. Non so se qui ci sono scritte altre note. Allora, qui dice, dunque, accenti freschi floreali del giglio blu del Nilo con le note calde ed avvolgenti di spezie e legni orientali.
È un profumo che in realtà non mi fa pensare né all'Egitto né alle piramidi, ma neanche ai loro, come dire, unguenti, oli profumati. Sinceramente no, lo trovo molto elegante come profumo e ripeto, mi ha ricordato e mi ricorda molto Hypnose. Lo trovo una vaniglia orchidea con quella cremosità, quella delicatezza, quella dolcezza. Andatelo a sentire perché è un profumo che costa pochissimo ed è molto molto gradevole. Assolutamente non sembra per nulla un così un deodorante da drugstore, da supermercato. Quindi Tesori d'Oriente, Egyptus. E questo è quello che avevo da dire all'interno di questo video. Spero di non avere il rossetto sui denti come sempre quando indosso il rossetto rosso. E basta, spero di esservi stata utile in qualche modo, di avervi fatto compagnia. Vi ringrazio sempre per l'affetto. Vi mando tanti tanti bacini e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao.